palleggio, formazione ora di Sgarlata. Spataro si libera bene, va al tiro, sbaglia, rimbalzo conquistato ancora dalla formazione di Sgarlata. Comunque c'è il tiro sbagliato di Stracquadanio. ...102-80, 3 minuti alla fine. Cintolo, finta da 3, poi scarica su Grana, infrazione di passi. Palleggio il team di Sgarlata, c'è un fallo del 10 bianco. Fallo di Giglio. 102-80. In lunetta la formazione di Emanuele Sgarlata con il numero 11 Iacono. 102-80, 2-58 alla fine del match, sbaglia il primo Iacono, sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Barracca, poi ancora palla Brucaletta, gliela soffia delle mani Corallo, ancora Barracca, buon movimento e canestro di Barracca, per lui 6 punti. 102-82, 2-42 alla fine del match. Giglio, palla dentro per Brugaletta, palleggio e poi sbaglia da sotto, c'è ancora un fallo. 102-82, 2-33 alla fine della partita, in lunetta Brugaletta. Brugaletta sbaglia il primo tiro, 2-33 alla fine, secondo tiro per Brugaletta, finora per lui 16 punti. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Barracca, palla affidata a Iacono, palla per Spataro, sbaglia da sotto Spataro, si lotta tutte da Belloni, alla meglio la ruazione di Sgarlata, controtempo va al tiro Iacono, sbaglia, contropiede poi su Sormani, contropiede solitario di Sormani che realizza per lui 14 punti, 104-82, 2 minuti alla fine del match, fa la popolare di Sgarlata a 3 tinati nell'81 e la popolare A di Bocchino a 3 tinati nell'80, 104-82, in campo anche il numero 7 Occhi Pinti che ritorna in campo per qualche secondo, realizza per lui 7 punti, 104-83. Brugaletta in palleggio, ultimi 120 secondi di gara. Brugaletta scarica su Giorgio Cintolo in angolo per Sormani da 3, non va, rimbalzo catturato da Corallo. Iacono in palleggio, si ferma, scarica su Corallo, pallone dentro per Badacca, inflazione di passi, 1-44 alla fine, 104-83. Cinto servito da Occhi Pinti, 104-83, ancora Giorgio Cintolo si incunea dentro due avversari, si fa anche male, c'è un fallo del numero 13 della difesa di Sgarlata e Stracquadanio. 104-83, 1-35 alla fine, in lunetta Cintolo. Realizza il suo 16° punto Giorgio Cintolo. Lunetta ancora Cintolo, è corto. Rimbalzo ancora catturato dalla formazione di Bocchino. Cintolo da 3. Sbaglia, rimbalzo catturato ora dalla formazione di Sgarlata. 1 minuto e 26 secondi alla fine. Semigiro per Iacono che subisce fallo, due tiri, 105-83, c'è intanto il quinto fallo anche di Giorgio Cintolo, il quarto atleta ad abbandonare il campo per raggiunto limite di fallo, 1-23 alla fine, sbaglia il tiro Iacono. Secondo tiro per Iacono, sbaglia, alla meglio ancora la formazione di Bocchino al rimbalzo, Brugaletta scarica su Occhi Pinti che fa il tiro, sbaglia,
l'assist di Brugoletta per Occhi Pinti, voleva fare segnare il compagno, finora pensato poco, quindi all'asciutto di punti, sbaglia da tre intanto Spadaro, Occhi Pinti, c'è un fallo di Barracca, due tiri. 105-83 in lunetta, c'è Occhi Pinti, lunetta va a dire il vero Tumino, pallo è stato commesso su di lui, quindi realizza Tumino, lui 14 punti, 58 secondi alla fine, sbaglia il secondo, 106-83 rimbalzo della formazione di Sgarlata, Spadaro recupera palla alla difesa di Bocchino, Sormani e Tumino, bel lavoro con passaggi volanti, 108-83, 40 secondi alla fine, Spadaro per Barracca, anticipato netto da Brugaletta che va in contropiede a realizzare, 18 punti per lui, 24 secondi alla fine, 110-83, Barracca porta a spassa il pallone, poi scarica sul numero 11, compagno di squadra Iacri, la tira da 3, sbaglia, contropiede ancora senza problemi di Brugaletta che va a realizzare il suo 20° punto, 112-83, e finisce in questo modo la gara fra la Popolare di Sgarlata e la Popolare di Antonio Bocchini. 112-83, applausi meritati per tutti i 24 atleti in campo. Thank you.
le ore del giorno, quando il tuo sole torna la nostra fatica. A questo punto viene data la parola al signor sindaco della città di Ragusa, avvocato Domenico Arezzo. Eccellenza, signore autorità, civili e militari, cittadini tutti presenti, è per me un grande onore essere presente oggi alla festa del corpo della Polizia Municipale. Autorità, signore e signori presenti, funzionari, ispettori e agenti di polizia, è un grande onore e il signor Sebastiano Fusco, che ringrazio, un ex sovrintendente della polizia, chissà quante volte ci sentivamo per telefono. Il montepremi è di circa 85-86 miliardi, è abbastanza, una cifra effettivamente da capogiro, perché insomma, se una cifra di questi, una cifra del genere si riversa soltanto su una famiglia, credo che ci saranno problemi veramente l'impatto. Seri con l'impatto con una somma del genere, quindi non lo so, arrivato a questo punto sarebbe effettivamente problematico. Magari vincendola 200-300 persone, beh, allora magari verrebbe suddivisa e allora sarebbe insomma più gestibile. L'ho fatta, ho avuto paura, ho telefonato per l'esito, mi hanno detto che andava tutto bene e mi sono rincuorata dicendomi rifarò la mammografia, rifarò i pap test, rifarò tutti gli esami possibili e immaginabili, perché una donna li deve fare per la sua salute, li deve fare per i suoi figli, li deve fare per la sua famiglia. Per prevenire i tumori al seno, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro e la Divisione Oncologia dell'Ospedale Civile di Ragusa offrono gratuitamente alle donne della provincia di Ragusa di età compresa fra i 50 e i 70 anni l'esame mammografico. Vi presento subito gli ospiti, il professor James Ferguson, professore della Università della Pennsylvania in Kennedy Square, che io ringrazio per essere qui stasera, e il professor Giuseppe Licitra. Cos'è il progetto IBLE? Il progetto IBLE appunto era un progetto di ricerca che nasceva con la provincia regionale nel 1990 e che era una convenzione tra questa provincia regionale e l'Università di Catania. The average fat test on our Holsteins is in the state is about 3.7, 3.8, proteins about 3.2, 3.3. Beh, lui dice che il grasso è 3.7, 3.8, le proteine 3.2, sono valori alti considerato quei livelli produttivi.